ho passato gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza a cercare appunto qualcuno che mi assomigliasse, qualcuno che potesse darmi un esempio che non fosse per forza Naomi Campbell o Beyoncé. Io cercavo qualcuno che mi desse le armi, mi desse gli strumenti per poter arrivare, per poter fare quello che desideravo. Non l'ho trovato e quindi adesso sto cercando di raccontare a me e a tutte le altre persone che hanno avuto la mia infanzia o che magari adesso la stanno vivendo insieme all'adolescenza, che si può fare e che se non ci sono stati in passato, di sicuro possiamo costruirli, possiamo trovarli noi questi elementi, questi personaggi nei cartoni, nei film e magari appunto smettere di sentirci così soli come siamo stati. Mi chiamo Esperanza Cozzimana Ripanti, sono una scrittrice, una speaker radiofonica e un'attivista culturale. Ogni volta in cui incontro degli sconosciuti e mi capita di fare nuove conoscenze, è automatico il fatto che le persone vogliono sapere di me, della mia vita, di come mai sono qua in Italia. Io non ho tutte le volte voglia di raccontare perché sono in Italia, come ci sono arrivata, perché sono italiano. Quello che preferirei, che amerei un sacco dire, è perché ho deciso di scrivere, cosa vorrei diventare. Solo che è ancora più complesso da spiegare e soprattutto di far capire quanto a volte possa risultare anche doloroso dover srotolare tutta la propria vita in 5 minuti. Insicurezza, anzi la mia fragilità, la mia paura di uscire fuori di casa in quanto donna si aggiungeva alla mia paura di essere razzializzata, che il mio corpo venisse giudicato semplicemente per il suo colore e che quel colore li portasse ad avere degli input in più da parte degli estranei, degli uomini, soprattutto in questo aspetto. Io vengo scambiata per prostituta da quando ho 12 anni, da quando ho cominciato ad andare a Brescia Centro da sola e se da piccola non riuscivo a capire e invece se da adolescente ho cominciato a percepire questa cosa, è stato perché ho visto la differenza tra come venivo trattata io, come venivo approcciata io e come venivano approcciate invece le mie compagne di classe, le mie compagne delle varie amicizie di tutti gli anni. È stato difficilissimo per me riuscire a scoprire questa differenza perché mi ha provocato dolore, ma soprattutto mi ha fatto capire quanto il colore del mio corpo, anche nel mio sesso, avesse una marcia in più negativa, avesse un valore negativo, un messaggio che io non riuscivo a leggere, ma che da fuori era esplicito. E questa cosa è dolorosissima perché soprattutto è difficilissima da spiegare, perché sempre ti ritrovi a dover combattere con chi ti dice, magari anche persone del tuo sesso, guarda che anche per me è così, quando invece una differenza sostanziale, soprattutto nell'approccio e nella facilità con cui tu vieni considerata, c'è, continua a esserci ed è complessa anche proprio da elaborare. Per me dire che l'Italia non è razzista è un modo per autoassolversi ed è una caratteristica molto, molto comune in Italia per tantissime cose, in tantissimi aspetti. Nella mia battaglia personale per far sentire le voci delle minoranze di questo paese, la rappresentazione è una cosa importantissima. Io ho passato la mia infanzia a cercarmi ovunque, nelle riviste, in televisione, a scuola, negli spazi pubblici e non mi sono mai trovata. E questo ha segnato profondamente la mia identità, la mia autostima, ma anche la mia idea di futuro e di possibilità di sogno, di realizzazione. Quello che io dico sempre, quello per cui lotto, è il fatto di poter riuscire a trovare un modo per permettere alle minoranze di accedere non solo alla televisione, non solo al mondo del cinema o della scrittura, ma anche a dei piani che possono essere più intellettuali, a delle realtà che sono più istituzionali e anche alla vita di tutti i giorni. Paese in cui sono nata, quando i bambini vengono al mondo, la prima cosa che si fa è gli si dà un nome di protezione. E il mio, che è Akudzumana, significa accompagnata nel viaggio. E ci ho impiegato tanti treni, tanti momenti, tante letture per capire quanto fosse importante e per capire quanto mi rappresentasse insieme al nome Esperanza, che significa speranza, a cui io tengo tantissimo. Ed è stato un percorso che è andato di pari passo con la rielaborazione e la scoperta e l'accettazione della mia identità.
realtà che non è unica, è multipla e secondo me cambia e continuerà a crescere con me. I miei sogni per i prossimi mesi e per i prossimi anni sono tutti legati a un unico sogno, quello di riuscire a realizzare delle storie per ragazzi dove i protagonisti siano come me, per riuscire a poter scrivere i libri che io non ho potuto leggere.